Sì, era una partita non facile perché Bernalda è una squadra strana, nel senso che è una squadra molto veloce, abbastanza piccola, con i lunghi rapidi e quindi per noi poteva essere un problema. Però l'abbiamo affrontata con la giusta concentrazione, i ragazzi sono sempre stati molto, molto presenti, molto attivi. È chiaro che dobbiamo migliorare sulle capacità di leggere la partita. Ci sono momenti in cui è giusto spingere, è giusto cercare il canestro veloce, ci sono altri momenti in cui, in base al, come si chiama, in base al risultato e in base al tempo, dobbiamo invece gestire la palla in maniera migliore. Questo è quello che dobbiamo lavorare in questo momento, il ritmo del gioco. Però, insomma, se l'atteggiamento è questo, niente ci è precluso. Probabilmente l'obiettivo a breve termine per i tifosi è la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, ottenuta anche nella passata stagione per cause abbastanza rocambolesche. Coach Fantozzi ci tiene a questa qualificazione. Ma io tengo a tutto perché io ogni partita per me è una finale, quindi vorrei, se fosse possibile vorrei cercare di vincerle tutte. L'obiettivo della Coppa Italia è ancora relativamente lontano, mancano ancora quattro partite se non erro, la strada è ancora lunga e perigliosa. È chiaro che sarà una gioco a tre fra noi Campobasso e Capodorlando. Vedremo, noi ce la metteremo tutta al di là della qualificazione perché vogliamo mantenere il primato il più a lungo possibile. Campionato sempre più imprevedibile e questo fattore campo che vuol dire veramente tanto, l'abbiamo ripetuto tante volte. In questa giornata ne sono cadute due. Sì, il fattore campo è importante come in tutti gli sport, specialmente nella pallacanestro dove è un discorso, è uno sport legato molto anche alla precisione, ai punti di riferimento, quindi cambiando palazzetto è innegabile che ci siano delle differenze sostanziali. Però le squadre che vogliono essere vincenti devono saper superare anche questo ostacolo, cercando di giocare con la maggiore intensità possibile. A noi a Ceglie dobbiamo recriminare sul fatto che i primi due quarti non abbiamo giocato con una sufficiente intensità, perché sennò sicuramente la partita avrebbe avuto una piega diversa. Quello che dobbiamo lavorare, ti ripeto, è il ritmo del gioco, sia in attacco che in difesa, e in trasferta questa cosa è più evidente.